Buongiorno a tutti da Francesco Nano, ben trovati in questa nuova situazione, in questa nuova intervista. Oggi con noi, assieme agli amici del mio sito, abbiamo in diretta per me telefonica, in differita telefonica per voi, Enrico La Falce. Ciao Enrico. Ciao, 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 ciao a tutti. Allora, Allora, come vai, stavo dicendo sei un prima? fiume in piena. Sì, Parte. sì. Allora, aspetta, facciamo una precisazione. Dividiamo questa intervista, questi 30 minuti che abbiamo, in due parti. Va La bene. prima ci racconti un po' di te, del tuo studio, ti fai tutta la pubblicità che vuoi, anche perché desideriamo conoscerti, nel dettaglio, quali sono le tue attività, come sei diventato un fonico, quali sono state le tappe più importanti della tua vita e anche magari qualche, se hai piacere, darci qualche trucco, qualche suggerimento anche per, i neofiti, diciamo, del recording. La Certo, seconda parte invece la dedichiamo in maniera un po' più specifica a quelli che già studiano il recording, quelli che sono i miei allievi del corso per tecnico del suono di scuolasuono.it, e là andremo più nel dettaglio sulle va bene, macchine o sulle procedure, quello che vorrai. Ti va lascio bene. campo libero, tanto ho visto che sei un fiume in piena, quindi veramente Sai che a sono te la tante le cose parola. da raccontare, nel senso, ormai sono tanti anni che faccio questo, quindi è normale che se mi chiedi da dove sono partito, parte un romanzo perché è un tocco di vita. Comunque, se vuoi, Riassumendo. cerco di sintetizzare e ti dico come nasce tutto e come arrivo fino ad oggi. Te lo dico, parto? Vai, parti. Ok, allora niente, come dicevamo prima, io molto presto ho lasciato il liceo perché non mi piaceva studiare e la mia grossa passione era quella di suonare. Facevo musica come tanti a quei tempi, a cavallo tra gli anni 70 e gli 80, bene o male tutti suonavano. Peggio, meglio, ma tutti si suonava, era una cosa abbastanza naturale. Una volta alla settimana si andava in saletta, era una cosa molto importante. Io da batterista ho continuato a darci dentro, a suonare in molte band così e speravo di farci del vivere con la musica. Purtroppo, quando è arrivata la chiamata del militare nell'82, non è che avessi risolto un granché, ovvero suonavo in tante band, ma purtroppo non a dirla veloce, non ci campavo con la musica, campavo sempre con i soldi dei mamma e papà. Quindi, finito il militare, quando sono tornato a casa, dovevo trovarmi un lavoro e io con la batteria un lavoro non ce l'avevo, avevo solo un hobby. Quindi ho fatto un po' di lavoretti, però a un certo punto, tramite amici, mi è venuta un mio amico che abitava a Londra, mi ha detto: "Guarda, se non hai nulla da perdere, vieni qua, qui magari un lavoro lo trovi, qualcosa, e se non altro ti impari la lingua". Io non ci ho pensato due volte, ho racimolato con gli ultimi lavoretti che facevo dei soldi per andare a Londra, sono andato, mi sono piazzato a casa sua, questo non per molto tempo, poi mi ha cacciato, dovevo trovarmi una casa per i fatti miei. Ho iniziato a bazzicare Londra, a cercare di imparare quel linguaggio, perché da uno che l'ha studiato alle medie era praticamente arabo per me, però è stato molto bello, mi è servito. Ci ho passato 2 anni, io ho avuto la grandissima fortuna di, tramite giro di amicizia, arrivare a fare il T-boy. Il T-boy in Inghilterra è il gradino più basso degli assistenti, cioè prima di diventare tape op, che sarebbe tape operator, ovvero l'assistente come noi lo conosciamo, sei T-boy, cioè Cioè sei quello quello che sotto prepara il tutti. tè, in Esatto, proprio pratica. devi stare lì a guardare e fare qualsiasi cosa, anche a comprare le sigarette per gli artisti o portare fuori il cane che si è rotto le palle di stare in studio, tutte queste cose qua. Però era un'occasione molto grande perché andare a Londra in uno studio per me era una cosa pazzesca. Così è stato, sono stato ad Oxford in questo studio che purtroppo non esiste più, era uno degli studi di Richard Branson, capoccione della Virgin, che aveva Townhouse a Londra e Manor fuori Londra. Sono stato 6 mesi là, ho imparato un sacco di cose, soprattutto la lingua, è stato molto bello. Poi per motivi un po' incasinati non c'era più posto lì, sono tornato a Londra e ho avuto la fortuna di essere sempre T-boy al Townhouse. Townhouse è uno studio molto importante di Londra, che credo esista ancora, da quale sono usciti grossi fonici di oggi come Spike Stent e tanti altri. Tra l'altro, molti dei grossi fonici che vedo nelle riviste, nelle copertine oggi, era gente che faceva l'assistente insieme a me a quei tempi. Ci sei sempre? Perché io Sono intanto qua, provo sono che qua, sì. no, che cade la linea, perché sai, qui siamo sotto Fastweb e ogni tanto decide che la linea non va più, allora ogni tanto dico: "Ci sei ancora". Allora, niente, praticamente dopo questa esperienza di 2 anni a Londra, dove io ho masticato di studio, ma non ero un sound engineer a tutti i livelli, erano periodi che non esistevano neanche le scuole per queste cose qua, le dovevi imparare sul campo, mi viene la nostalgia dell'Italia, torno in Italia col grosso intento di diventare un tecnico del suono. Allora, tornato in Italia, mi sbatto un attimo qui a Milano, che fortunatamente ai tempi era pieno di studi di registrazione, faccio qualche giro, finalmente trovo uno studio, non molto distante da dove abitavo io, lo studio di Claudio Dente, si chiamato Psycho.
Questo studio qua negli anni 80 era uno studio che funzionava molto per la musica italiana e ho avuto l'opportunità di diventare assistente lì e di passarci un anno. È stato un anno importantissimo dove io ho fatto da assistente a tante brave persone, tra cui Marty Jane Robertson, che ancora oggi è un fonico donna americano molto bravo che vive qui in Italia. Io sono stato suo assistente, sono stato assistente di Paolo Panigada, che purtroppo non c'è più, che era uno degli Elio della Sarietese, ma era il fonico fondamentalmente, molto bravo. Io da loro ho imparato tante cose. Poi stiamo parlando comunque dell'86, quindi in Italia, cioè, scordatevi i computer, i campionatori, cioè 24 piste, banco analogico, impara a mettere i microfoni. Quindi è stata una scuola veramente bella. Solo che dopo un anno che facevo quello, mi ero rotto di dover essere l'assistente, mi sentivo pronto e volevo diventare un fonico residente, ovvero sound engineer di uno studio a tutti gli effetti. Allora vado via di lì, inizio a fare un giro di studi che, come ripeto, fortunatamente ai tempi Milano era piena di studi di registrazione, più belli, più brutti, ma era veramente piena. In tutti questi giri che ho fatto vado a fare delle interview in due o tre posti, uno di questi era a Radio DJ, al piano sotto Radio DJ dove c'erano gli uffici di Claudio Cecchetto. Lui si era costruito uno studio perché faceva parecchie produzioni ai tempi e aveva bisogno di un fonico residente. Andai e lui mi disse: guarda, stai qui 15 giorni, ti dico io alla fine dei 15 giorni se puoi restare o te ne vai. A me non pareva vero, faccio, sto 15 giorni e da allora mi sono fermato 3 anni. È andato tutto È andata bene, bene, insomma. è andata benissimo perché ho avuto una grossa fortuna. Io, dopo pochi mesi che ero lì, un ragazzo di nome Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, veniva a Milano a fare i provini lì a Radio DJ per diventare il VJ. Ai tempi c'era Radio DJ, scusa, DJ Television, ed era l'unico programma di videoclip in televisione, che era sempre di Claudio Cecchetto. Quindi lui veniva sia per trovare un posto come DJ nella radio, ma soprattutto come VJ a DJ Television. Lo presero, io e lui diventammo molto amici, e siccome io lavoravo in studio e lui faceva il programma in radio, aveva continuamente bisogno di stacchetti, stupidaggini. Siccome ai tempi io nello studio avevo anche un S900 che faceva parte della roba che c'era in studio, me lo sono imparato, ho capito come campionare. Lui aveva una grossa conoscenza di dischi, di dove andare a pigliare i beat, e lui mi ha insegnato un sacco di cose. Cioè mi diceva: no, ma piglia questo beat, fai quello. E io mi ponevo proprio tecnicamente, gli mettevo in loop la cosa, poi la riscrivevo sul quarto di pollice, poi lui ci rappava. Insomma, abbiamo iniziato a fare i primi giochetti per fare gli stacchetti della radio. Claudio li ha sentiti e ha detto: aspetta un attimo, facciamo un disco. E da lì è nato tutto. Da lì è stato un percorso bellissimo, pieno di successi. Io ero molto giovane e non mi pareva vero di provare a fare delle cose con un campionatore, con un pazzo che rappava in inglese, che era una cosa abbastanza inedita per i tempi, e arrivare in numero uno in classifica. Quindi è stato un periodo stupendo, di grande lavoro, di grande esperienza, che è durato dall'87 fino alla fine dell'89, quando Claudio è una persona fantastica, mi ha insegnato anche lui un sacco di cose, però io ho un temperamento di un certo tipo, Claudio anche. Dopo un po' ci stavo stretto, la mia vera natura era quella di diventare un freelance, ovvero uno che faceva questo lavoro a nolo per le persone, ma non fisso in un posto. Quindi io, prima dell'inizio del 90, me ne andai di lì, continuai il mio lavoro con che durò fino parecchi album, andammo avanti fino al 97 con l'albero, e il nostro sodalizio poi lì finì perché lui preferì andare avanti con altre persone. Io, tra l'altro, nel momento che mi sganciai da Cecchetto, iniziai a lavorare come freelance. Siccome avevo avuto la fortuna di fare tanti dischi di Lorenzo che avevano funzionato, non ebbi molta difficoltà a trovare altri lavori qui in Italia. Quindi iniziai a lavorare con Celentano, con tanta gente, e mi sono fatto le ossa sul campo. Senti, mi pare di interpretare un pensiero comune di tutti quelli che ascolteranno, o almeno della maggior parte delle persone che ascolteranno questa intervista, dicendo abbiamo le bave alla bocca, nel senso che oggi come oggi un percorso di questo tipo è No, ma infatti, ma quando praticamente tu mi dici impossibile. raccontami, perché mi interessa anche sapere i ragguagli. Il guaio è questo qua, cioè la cultura è cambiata, nel senso, quando io ho iniziato a fare questa cosa, la musica funzionava in un'altra maniera, si faceva in un'altra maniera, nel senso, se tu avevi il desiderio di creare e di imprimere su nastro o su disco qualcosa che facevi, dovevi andare in uno studio, non c'era un'altra maniera, non esisteva. Oggi, come ben sai, è cambiato tutto. E questo però ha levato molte opportunità, perché purtroppo, un po' per la crisi musicale, un po' per altri motivi, gli studi non esistono più. E questo è il grosso guaio. Cioè, ai miei tempi non c'erano le scuole per diventare fonico, ma le scuole erano gli studi. Tu andavi a fare l'assistente, bene o male avevi l'opportunità di lavorare con dei fonici preparati, vedevi quello che loro facevano,
provavi a metterlo in atto, ci mettevi del tuo e piano piano costruivi il tuo know-how. Oggi questa cosa purtroppo non esiste più. Oggi vai alla SAE, impari a lavorare su Pro Tools, sai lavorare con Cubase, con Pro Tools e con Logic, ma sono software. Cioè, io vorrei far ben chiaro una cosa: un software musicale, se tu lo sai usare, non vuol dire che sei un fonico, non vuol dire neanche che sei un produttore, sei semplicemente una persona che ha capito come utilizzare quello strumento che gira su un computer, ma è molto lontano da uno studio. Per Cioè, diventare un fonico, un produttore oggi, come si fa? oggi è un casino, te lo dico francamente. Se tu hai l'opportunità e la capacità e la voglia e il culo di poter viaggiare, in Europa ci sono ancora parecchie situazioni che vivono. Cioè, fuori dall'Italia ci sono parecchie situazioni di lavoro, parecchi studi ancora alla vecchia che si mettono lì dove tu potresti lavorare. Ma te lo dico sinceramente, qui in Italia, ti dico che solo a Milano non ci sono più studi. Cioè, gli studi che ci sono tipo il mio, sono dei project studio, cioè dove tu hai la tua roba, ma sono studi personali. Cioè, l'unico studio che c'è ancora qui a Milano sono le officine meccaniche di Mauro Pagani, che è un bellissimo studio, ma veramente grosso, con parecchie regie e anche una sala di mix, con strumenti quanti ne vuoi, microfoni, quelli vintage quanti ne vuoi, ma è l'unico. È l'unico, e quindi o tu esci da una SAE o da una cosa simile e vai a bussare alla porta e ti pigliano come assistente e hai fatto 13, però non hai le opportunità che io ho avuto a quel tempo. Cioè, io gli studi dove bussare alla porta ce li avevo ai tempi. Oggi in Italia è cambiato molto, non ci sono. O meglio, qualcosa c'è, ma purtroppo sono creati e ci lavorano dentro delle persone che non sono dei professionisti, quindi non hanno molto da insegnarti. Anzi, sperano che tu, uscito dalla scuola, vai lì e gli fai funzionare tutto. È un po', si è Sicuramente. rigirato tutto perché è cambiata la cultura. Siamo anche immersi, diciamo, in un periodo di grossa evoluzione tecnica, E questo è un bene. a tal punto che molti oggi pensano o vogliono, cercano di farsi il proprio disco in casa. Ma lo fanno tutti in realtà, anche perché non ci sono più soldi. Secondo me i soldi non te li dà nessuno per fare un disco. Quindi, sai che c'è? Io mi imparo a usare bene questo software e me lo faccio in casa. Ora, attenzione, col software che c'è oggi, se tu sei capace, puoi creare in casa anche delle buone cose. Però io ribadisco, non c'entra niente con voler diventare un tecnico del suono o un produttore a tutti gli effetti. Cioè, vivere in uno studio, imparare a capire gli strumenti, imparare soprattutto a capire come si devono registrare per riuscire ad avere una cosa che sia bella, è una cosa che impari solo in studio, cioè un software non tira mai. Infatti io vedo questi ragazzi giovani che sanno e hanno una marea di strumenti virtuali, ma sono virtuali. Cioè, ragazzi, una batteria vera è una batteria vera, ti devi mettere davanti, la devi intonare, devi capire chi la suona e la devi microfonare giusta. Poi forse viene una batteria decente. Invece oggi sono tutti BFD e sai, alzano così, è già tutto, è il mondo del prefatto. È tutto prefatto. I plugin escono e se non ci sono dentro i preset la gente dice, vabbè, ma non c'è preset. Cioè, capisci? È tutto lì. Purtroppo è un casino. Cioè, la tecnologia. C'è del buono, ci riusciamo a vedere del buono in questa Ma ci dobbiamo situazione? vedere del buono, perché la tecnologia non è una cosa brutta, anzi, io sono molto fan della tecnologia. Io, cioè, vengo da un mondo che c'erano i nastri, che erano altri 4 centimetri, e quando dovevi cambiare una stesura ti dovevi mettere con la lametta, staccare il pezzo di nastro e riattaccarlo nel punto giusto. Quindi era una roba empirica, estremamente manuale, bella, ma molto approssimativa. Oggi è incredibile quello che puoi fare con un software. Cioè, io sono uno che è nato dovendo panciare col locator, cioè non c'era il computer, c'era uno di là che cantava, tu avevi un 24 piste, sulla 24esima c'era l'SMPTE e c'avevi una pista, se andava bene due, e tu dovevi registrare questa persona e dovevi entrare ed era tutto distruttivo. Cioè, se sbagli rovini il take, se lui non lo rifà è colpa tua. Facciamo Quindi capire pensa. a chi non ti sta dietro, perché alcune persone magari non hanno capito di cosa stiamo parlando. Cioè, tu stai dicendo che per entrare in registrazione nel Sì, una momento volta te lo giusto. spiego in maniera un pochino più semplice, in modo che ci arrivano tutti. Oggi siete abituati con il Pro Tools o con qualsiasi software che basta che metti in rec, se sei entrato un po' dopo, chi se ne frega, io ristendino, è sempre lì, è impressa. Sbaglio a entrare, è tutta una questione di aprire o chiudere la forma d'onda. Ragazzi, non c'era la forma d'onda, c'era un nastro che girava dove elettromagneticamente veniva impressa la cosa che tu registravi dal microfono tramite delle testine. Quindi tu col tuo autolocator del tuo registratore, al momento che volevi registrare quel pezzo, esattamente come è in Pro Tools, se
schiacciavi due tasti, quello del play e quello del rec, ma nel momento che schiacciavi tu stavi registrando sul nastro, quindi cancellavi quello che c'era. Quindi la tua entrata e la tua uscita da quel pezzo, da quella porzione, doveva essere esatta, se no facevi un disastro. Quindi era un lavoro molto difficile, molto difficile. Oggi queste cose non se ne parla neanche, però per fare il mio mestiere dovevi essere uno che sapeva quando entrare e sapeva quando uscire, e dovevi capire il linguaggio dei musicisti, dovevi capire tutto quello che succedeva. Questo ti aiutava a crescere, a capire che cosa stava succedendo. Oggi davanti a un computer è un pochino più difficile, quindi è cambiato tutto. Io ti dicevo, sono amante della tecnologia, serve molto, aiuta, però il problema è che se tu non hai le basi, qui hanno costruito delle cose virtuali. Cioè sono finte e ricreano quello che faceva quella vera, ma se tu non conosci quella vera e non sapevi neanche come si registrava quella vera e non sapevi neanche cosa farci di quella vera, non puoi pensare che usando quella finta tu lo capisci. Capisci? È questo il problema. Oggi è una figata, ma non sai niente del vero. Quindi tu puoi studiare, puoi diventare bravo finché vuoi con un software, ma nel momento che ti trovi un batterista davanti che lo devi registrare, o hai una chitarra con l'ampli, o hai un'orchestra, o hai un qualsiasi cosa. E lì non te lo insegna nessuno. Cioè, io ho avuto la fortuna che me lo insegnassero altre persone perché c'erano gli studi che facevano questo. Sul Oggi campo. non c'è questa cosa qua, non c'è minimamente. O meglio, è difficilissima da trovare. Se la trovi, hai fatto veramente 13 perché puoi iniziare ad attingere e capire. Solo col software è difficile, poi oh, dipende che tipo di musica. Certo che se tu fai solo hip hop o dance, ci sta anche, chi se ne frega, però io credo che se uno fa il sound engineer o comunque vuole imparare a far bene questo lavoro qua, scusami un attimo che ho una chiamata, aspetta, no, ti dicevo che se non hai uno studio diventa problematico imparare quelle cose che sono basilari, quindi io quello che ti dico è che se uno vuole imparare, l'unica maniera oggi è entrare in uno studio dove si fanno le cose come una volta e poter avere l'occasione di seguire una persona e capire e vedere come fa, perché se no è problematico, è difficile, è molto difficile. Questo è se vuoi imparare a registrare varie cose e quindi poi a missarle, capisci? Quindi Certo. diciamo è cambiata un po'. Io adesso poi sto parlando per la mia esperienza, per il grosso cambiamento che mi è successo sotto il culo, che da una parte è una figata pazzesca, perché oggi veramente non hai il problema di quante tracce. Noi vivevamo col problema che le tracce erano 24, solo gli studi più ricchi avevano 2-24 piste sincronizzate per arrivare a 48 tracce, ma oggi con qualsiasi programma nativo, visto che ormai siamo sugli Intel, cioè tu puoi aprire anche 200 tracce e non gliene frega niente a nessuno. Cioè il problema della traccia non esiste più, invece noi siamo cresciuti col problema della traccia Anche perché queste quelle erano. limitazioni, tuttavia, potevano essere utili, no, per, Ma sì, diciamo, cioè dovevi organizzare il se... lavoro. esatto, il fatto di doverti organizzare ti portava a trovare delle soluzioni. Oggi non devi più organizzarti, cioè c'è pieno di soluzioni che arrivano dal software, però è un po' diverso, un po' diverso. Io credo che sicuramente cresceranno nuovi fonici, nuovi tecnici, succederanno cose nuove, solo che onestamente, in questo momento non ti so dire come, perché è cambiato il punto da dove si attinge. Io credo che una scuola e basta ti può dare un'infarinatura, ma poi tu devi impararlo e sulla tua Sul pelle, devi campo, sulla capire. pelle. E diciamo Facciamo. che il campo è un po' latente in questo momento qua, capisci? Questo è il Esatto. problema. Facciamo finta che io sia un ragazzino di 15 anni e che abbia come sogno di fare il fonico. Ti dico subito di A cambiare parte mestiere. dirmi di cambiare No, lavoro, scherzo, scherzo. cercando di essere così un po' propositivi, tu che cosa mi consiglieresti di fare? Quali sono le azioni da compiere? Devo comprarmi l'attrezzatura e iniziare a lavorare Ma per io, conto mio? guarda, Devo fa frequentare una scuola? onestamente, Come ti muoveresti? eviterei di spendere dei soldi, cioè in questo mestiere i soldi bisogna guadagnarli, non bisogna spenderli, se no non va bene, se no fai l'imprenditore. Io trovo che la prima cosa che devi provare a vedere nelle tue vicinanze se esiste uno studio che si possa chiamare tale. Questa è, però mi rendo anche conto che molti degli allievi e molta gente dirà sì, ho capito, ma qui lo studio come mi dici tu non c'è. Allora la cosa è un'altra, io direi, a meno che la tua, poi bisogna dividere, perché ormai ci sono proprio delle classi differenti, come ti dicevo prima, chi fa hip hop o chi fa dance è più legato all'artista, ma
di fondo tu devi fare delle basi, e allora se tu sai lavorare bene con un software puoi tranquillamente fare delle basi senza sapere come registrare una cosa. Però adesso io ti faccio un discorso per quello che è più canonico, nel senso, vorrei fare una band pop rock, ecco, quello che io posso dire, imparate a registrare, cioè con le nozioni che avete avuto dalle varie scuole o dalle varie cose che vi siete letti o dai blog ai quali avete partecipato, la cosa migliore è iniziare a mettersi davanti a una band di amici che suona, che ha il desiderio di essere registrata, piano piano fare gli esperimenti, anche in una stretta prova, con i microfoni che si hanno o con le cose che ci si può far prestare, e iniziare a fare esperimenti. Perché la teoria è una grande cosa, però finché tu non capisci che se fai colazione avrai quel risultato, per te rimarrà sempre una roba che, boh, sì, vabbè, ho letto, però non capisco. La cosa migliore è l'approccio diretto. Quindi, momentaneamente, levando tutto ciò che è molto elettronico, quindi l'hip hop e la dance, ma tornando alle cose che sono da registrare, e in questo caso molti ragazzi che si affacciano a questo lavoro hanno gli amici che suonano o addirittura loro fanno parte di una band, partite da lì, iniziate veramente con quei quattro microfoni che trovate, col mixerino che trovate, iniziate ad approcciarvi, ok, io voglio registrare quello che sto sentendo e voglio farlo sentire al meglio. Questo e è... poi con questa registrazione cosa si fa? Domanda cattiva. Ma dipende che cosa vuoi fare tu, nel senso, dipende dal percorso, cioè se questa registrazione quando la risenti tu reputi, anche le persone che l'ascoltano reputano che sia una cosa che abbia qualità, allora vuol dire che tu sei particolarmente portato, questo è. Cioè, nel senso, purtroppo, ed è una realtà atroce, non è che tu fai una scuola oppure hai dei desideri, quindi automaticamente tu vai a fare questo mestiere. Purtroppo te la devo dire una cosa, questo mestiere in Italia non esiste. Io lo faccio da 26 anni, ma ti assicuro che non è mai esistito. Cioè, anche i miei genitori, ci ho provato mille volte, ma mica hanno capito cosa faccio. Cioè, la gente dice, ah sì, uno studio, lì c'è i giri bottoni, la gente è molto lontana, c'è molta ignoranza circa questo mestiere qua. Quindi non vi aspettate che ci siano pieno di studi che vi dicono, perfetto, stavo cercando proprio uno come te, vieni qui a lavorare. Gli studi sono pochi, anzi sono sempre di meno. Io il consiglio che posso dare, ovviamente sei costretto ad essere autodidatta, quello che devi fare è cercare il più possibile degli studi professionali nei quali tu ti puoi formare, e se veramente desideri fare questo mestiere e non li trovi in Italia, vai all'estero. Europa Unita, non ci vuole niente, ormai vai a Londra con 40 euro, con 50 euro, dovete essere coraggiosi, dovete guardare oltre quello che vedete, ma molto oltre, perché l'Italia purtroppo per quanto riguarda la musica è un paese che tende a non evolversi, è un paese al quale non interessa la musica. La musica qui è X Factor, sono i reality, e questo ve la dice lunga. Cioè, è un cazzo di karaoke, ma la musica non è quella, perché se voi guardate quello che succede all'estero, ma basta andare in Germania, c'è una realtà molto differente, c'è tanto live, ci sono tanti studi, c'è tanta gente che fa ancora questo mestiere come si faceva 40 anni fa. Quindi io quello che posso dire per esperienza mia è che qui in Italia è molto rarefatto, purtroppo. Esistono degli studi, sono pochi, e vi auguro con tutto il cuore di riuscire a bussare alla porta giusta e di iniziare un periodo di training dove capirete quello che vi sto spiegando. Ma se non si trovasse qui, io consiglio di andare all'estero, anche perché lo feci anch'io in un momento che qui c'erano tanti tanti studi. Però ti si apre la testa, l'Italia è un bellissimo paese, ma geograficamente parlando, se parliamo di cultura musicale stiamo veramente messi male, e non parlo di cultura di quelli che suonano, ma parlo anche di tutti quelli che vogliono creare musica. Infatti, come potete vedere, qui in Italia non c'è la figura vera del produttore, mentre all'estero è pieno di produttori famosi. Qui in Italia è difficile diventare un produttore, perché qui sono tutti produttori. Oggi ti compri un Pro Tools, sei già un fonico, un produttore, un arrangiatore, sei tutto. E questo è uno sbaglio grosso. Lo potete diventare, ma secondo me dovete rifare quei passaggi che si facevano una volta, dovete per forza passare del tempo in uno studio professionale dove si fanno i dischi professionali, e mi rendo conto che qui è difficile trovarlo, ma piuttosto andate all'estero, tanto ormai si è allargato tutto, il mondo col web è diventato una cosa sola, non credo che spostarsi con un treno o con un aereo di qualche ora da dove vivete sia un problema. Io do questo come consiglio, è più difficile, io ho avuto molta più fortuna ai tempi, non è così in questo momento, però ho incontrato
parlato e so che c'è tanta gente che adora questo mestiere, che vorrebbe provarci, che si sente portata a lavorare nel suono, a lavorare nella realizzazione della musica, che è una delle cose più fantastiche della Terra. La musica la senti, non la vedi, e già questo è eclatante. Quindi si lavora solo sulle emozioni, e vi assicuro che poter lavorare su chiudere un progetto che di per sé aprirà delle emozioni, muoverà delle emozioni ad altre persone, è una cosa impagabile. Quindi io auguro a tutti quelli che vogliono provare a diventare un fonico, a diventare uno che registra, che mixa, che quindi può firmare dei lavori perché dentro c'è la sua anima, gli consiglio, se veramente lo sente, di non sentirsi limitato dal fatto di andare in un altro paese, di non sentirsi spaventato. Io ti dico, fortunatamente in Europa ci sono studi, ci sono realtà, a Londra ce ne sono tante, ma c'è anche tanta competizione, ma non c'è bisogno per forza di andare da Londra. Già in Francia e in Germania, che non sono paesi distanti da noi, ci sono tanti studi, ci sono tante situazioni. Qui in Italia, ripeto, molte meno, ma esistono. Bisogna andare a rompere, bisogna andare a bussare, e poi non ti nego che purtroppo qui gli studi non ci sono più per un motivo economico, cioè ormai questa musica è così screditata che i budget sono scesi molto, e se un budget scende tanto, chi ha uno studio che ha un costo giornaliero notevole, dopo un po' va in fallimento e lo deve chiudere. Quindi questa è la situazione italiana, io non la voglio vedere in negativo ma in maniera reale, e questo è. Questo è, io sono qua e lavoro qua perché ormai ho creato in tanti anni un giro di clientela e ho un nome che è abbastanza conosciuto, quindi i lavori arrivano da me nella maggior parte dei casi, e quindi ho seminato in un momento dove era facile seminare. Prima che vi succeda una roba del genere ci vuole tanto tanto tempo, è più facile andare all'estero, provarci e crearsi un nome, e poi succedono tante cose. Purtroppo io voglio essere sincero, in Italia non ci sono tante situazioni, ce ne sono sempre di meno, quindi questa è una realtà. Bisogna crearle, dai, essere creativi. Bisogna crearle. Io sono convinto che molta della gente che studia oggi saranno i grandi fonici e i grandi produttori di domani, solo che c'è un cambiamento di direzione, ma in realtà nessuno sa qual è la direzione, perché il grosso problema di base che vive tutto il mondo è che la discografia, se pigli il nome si chiama discografia, nasce per vendere un oggetto. La cultura e la tecnologia ci ha portato a non aver più bisogno di quell'oggetto. Oggi noi parliamo di musica come musica, non ce ne frega un cazzo dov'è, sei in una chiavetta, sei in un hard disk, sei in un CD, sei in un vinile, quelli sono supporti. Alla gente di oggi non interessa il supporto, mentre la discografia è nata, è cresciuta e ha fatto i soldi, e sta morendo adesso, solo sul supporto. Quindi, siccome è un momento di cambio, nel senso, la musica esisterà sempre, si sta cercando di capire qual è la migliore maniera per riuscire a continuare a fare del commercio della musica, che in questo momento non è il supporto, è per questo che c'è un momento di sbandamento, di crisi, questa c'è a livello globale. In Italia, che non è mai stato un paese particolarmente malato per la musica, diciamo che la crisi si sente di più. Italia, Portogallo, Grecia sono situazioni europee abbastanza simili per quanto riguarda la musica, molto povere, dove non succede quasi niente. Questa è una realtà. Io credo che cambieranno le cose, però non cambiano da solo, le dobbiamo cambiare noi. Quello che bisogna stare molto attenti, io continuo a dire, cambiamo, non pensate più alla discografia, pensate all'artistografia, cioè tu devi fare un disco, ma quello è un optional, tu devi fare un artista in realtà. Quindi io credo che i giovani di oggi che si approcceranno a fare un disco, in realtà conosceranno un artista, ne diventeranno i produttori e vedranno che il loro lavoro non è creargli una base o fare una cosa che si possa ascoltare, ma seguirlo in tutto. Quindi oggi chi farà questo mestiere sarà molto più capace a colmare cose che prima tu non te ne fregavi niente. Cioè io nasco come fonico e il manager è il manager, e quello che si occupa dei concerti è quello che si occupa dei concerti, il merchandising è il merchandising, la copertina com'è. E invece no, oggi dovete fare tutto, dovete porvi voi come un'etichetta ed è l'unica maniera per creare qualcosa che cambierà. Io credo che dalle nuove persone di domani creeranno delle nuove etichette discografiche che non si chiameranno più così, ma ci saranno delle persone capaci a manipolare gli artisti e la musica in maniera tale da renderli fruibili. Solo che oggi non puoi pensare alla musica come unico scopo, oggi devi pensare all'artista e vederne tutte le sfaccettature. La musica è
Una volta, tanti anni fa, bastava imbroccare il disco, basta, era fatta, il gol c'era. Oggi non è così. Oggi devi pensare al live, devi pensare al disco, devi pensare alla copertina, devi pensare alla rete, devi pensare a tutto il battage che devi fare con tutti i social network per far vedere che esisti anche tu. Quindi è cambiato tutto, non è per forza cambiato in male, è semplicemente cambiato. E le regole nuove non le conosce nessuno, sono da fare, sono da fare. Quindi io Ma credo. a grandissimo malincuore mi tocca interromperti perché qua il tempo è tiranno. Lo Mi hai so, detto che lo tra so, poco lo so. devi andare via. E quindi niente, ti invito a salutare coloro che ci hanno ascoltato fino a questo momento, perché da questo momento in poi entriamo nella seconda parte Va bene. dell'intervista, quella dedicata ai partecipanti e agli allievi del mio corso per tecnico del suono su Certo, scuolasuono.it. E certo. quindi ricordo a tutti che per conoscerti potete visitare www.electric-garage.it, giusto? Sì, perfetto. Perfetto, quindi Oh, grandissimo un Enrico saluto a tutti Lafalce. quanti e vi auguro, ragazzi, se avete voglia, se avete prurito musicale, andate avanti, fregatevi di quello che vi dice la gente, anche se vi scoraggia. Se tu credi in una cosa, vai fino in fondo, prima o poi succede. Succede per forza. Grazie mille ad Enrico Lafalce di Milk Shop Studio a Milano. Un saluto a tutti da Francesco Nano e ci vediamo dall'altra parte con la seconda parte dell'intervista. Ciao a tutti. Ciao.